Ecco, mister, che riunione sarà quella di Santo Stefano di quest'anno e che match sono in programma sostanzialmente? Dunque, la riunione è sempre una riunione offerta dalla Salus Servizios a tutta la cittadinanza. Siamo sempre contenti di organizzare questa riunione che ormai è storica nello sport piacentino. Sarà una bella riunione perché saranno previsti ben 4-5 pugili elite della Salus Servizios. Tengo a precisare che tutti i pugili saranno Salus Servizios contro una rappresentativa veneta e alcuni ragazzi della Lombardia. Comunque saranno sempre i pugili della Salus che daranno spettacolo. I nostri pugili saranno sempre sicuramente da Olomou Nosa, il match clou che sarà fatto da Cruz contro un grande pugile del Veneto. Ci sarà il nuovo campione regionale Amin Bilal, che ha solo 20 anni, sta valutando un po' le tappe. Ci saranno i nuovi esordi e ci saranno le conferme di alcuni pugili che sarò ben contento di presentarveli, di farvi vedere un bello spettacolo, insomma. Ecco, mister, ma da chi ti aspetti qualcosa in più? Chi ha fatto progressi più evidenti tra i tuoi pugili quest'anno? No, quest'anno è stato un grande successo quello di Bilal, che si è comportato bene agli italiani Elite prima serie, al nostro Tony Cruz, che sicuramente non ha nulla da invidiare nei primi pugili d'Italia. No, da tutti i pugili italiani della Salus mi sono ricreduto, hanno fatto tutti una gran bella figura e un gran bel passaggio nella categoria superiore, quindi negli Elite fanno ben vedere, fanno ben sperare per un prossimo proseguo anche. Chi ha E un poi tengo a futuro? precisare che Prego. ci sarà come ospite d'onore la Robertina Bonatti, appena arrivata a casa dai campionati mondiali, e sarà pronta anche dal giuramento dei carabinieri. La vedremo sotto nella nuova veste di carabiniera. Va bene. Vediamo, è stata anche insignita di un premio particolare, mister, se non sbaglio. Sì, ieri siamo stati a Bologna e la Robertina è stata insignita come miglior pugile dell'Emilia Romagna, insieme alla società, logicamente, e siamo arrivati anche quest'anno terza nei primi tre, insomma. Ed è già un ventennio che continuiamo ad arrivare primi, secondi, terzi, insomma, senza voler fare la corsa con nessuno, però senza volere ci troviamo sempre ai vertici delle graduatorie. E va bene così, insomma. E arriviamo a fine A anno, testimonianza del cosa fatto, aspetta, mister, Gianni? scusami, che questa palestra, insomma, è importante non solo per Piacenza, ma palestra tra le più importanti della regione. Questo va Sì, certo, sottolineato. non lo dico io perché sarei di parte, ma lo dicono i risultati, lo dicono le autorità della federazione, insomma. Ecco, quello che tengo a precisare è che noi cerchiamo di fare sempre il nostro meglio e ci riusciamo abbastanza bene, penso. Va bene. L'ultima battuta, che cosa ti aspetti invece dal 2019 della Salus? Guarda, dal 2019 mi aspetto molto dai ragazzi che abbiamo tirato su, dai nuovi esordienti, da Rashidi, presenteremo un nuovo ragazzino che nei 48 kg è molto difficile farlo combattere, ma anche lui Rossetti sarà, lo vedremo in un'esibizione comunque mercoledì. Ma mi aspetto molto dai nuovi talenti, perché abbiamo veramente dei bei ragazzi, e dagli altri mi aspetto solo delle gran conferme. E poi dico, tutto quello che viene va tutto bene, perché vedo che ognuno fa il suo, e quando ognuno fa il suo, i risultati prima o dopo vengono. Un passo alla volta si fanno dei bei viaggi. Ecco, ingresso gratuito come sempre al palazzetto di Sì, Via sì, Alberici, sì, sì, quindi sì. tradizione confermata. Da che ora si comincia, mister? Beh, partiremo verso le 4:30 con i soliti primi match di riscaldamento e poi via via a scorrere fino ai match clou dei pugili elite della Salus, insomma. Spero che Grazie. sia un bello spettacolo perché gli accoppiamenti non sono preparati, sono tutti match che sono combattuti già sulla carta e quindi non c'è niente di preordinato. Quindi spero tutto che vada tutto bene e niente, buono spettacolo a tutti.